E dopo un'icona olandese passiamo a due icone italiane, apprezzate non solo in Italia ma in tutto il mondo per progetti che magari i più giovani non si ricorderanno, come Nerio's Dub Work e Unconditional. Stiamo parlando di Nari e Milani, due DJ produttori italiani veramente tra i più in forma del momento. Andiamo a vederci un sunto di quella che è stata la loro estate 2011 in questo teaser che sicuramente apprezzerete tantissimo. Nari e Milani, in giro per l'Italia. Secondo voi, qui ha dormito Garibaldi? Ho sentito per quel discorso del programma, però... Mamma mia, che cos'è sto ritinto! Nari e Milani hanno fatti di... dischi di successo e dischi che sono rimasti più nella scena underground. Grazie, che spinto. Il primo camera mette spinto. Illumina dove dobbiamo andare. C'è un momento lì, ci carichiamo talmente tanto che quando torniamo a casa tutto passa. Destination Crota Beach. Il mazzo lindo. E io faccio boom. Non è male. Non devo dire le cacate. La mia convivenza con Maurizio è come a casa con tuo fratello, no? Ogni tanto giocano, scherzano, ridono e anche litigano. In studio solitamente lavoriamo in coppie. Come sono questi? È un duro lavoro, ma qualcuno lo deve pure fare. E noi siamo qua. Abbiamo un singolo nuovo in uscita con Bob Sinclair che si chiama Rock the Bot. He made the bass and boy is banging. Con Bob Sinclair il nostro rapporto è iniziato con Nuke nel 2006. Abbiamo fatto il remix di Rock This Party, il remix di Peace Song. Quando abbiamo delle collaborazioni così importanti ci gratifica tanto. Io partirei con la sigla, poi gli mettiamo un groove tipo proprio cassa. Nari e Milani. Io la moto! Ci ha dato una botta, ragazzi. Ci accompagni tu? Mandiamo un messaggio a Christian. Bisogna confrontarsi, vedere quello che anche gli altri fanno. L'allenito lo tieni. Però se ami veramente tanto la musica, tutto il resto. Noi cerchiamo di lavorare come piace a noi.